non sono un esperto di scienze politiche. Pertanto, a ciò che è successo il 7 ottobre 2023, non oso attribuire una definizione tecnica, tipo azione terroristica. Mi limito al sommario conteggio della barbarie. 1.400 morti, 200 ostaggi, 5.000 feriti. Così, anche ciò che è successo dopo quella data, sempre in quei paraggi, non lo categorizzo con espressioni impegnative tipo genocidio. Mi mancano le competenze. Quindi lo chiamo roba. E per specificarla, anche qui, cito brutalmente dati di fatto. 30.000 civili morti, 100.000 civili feriti, una metropoli distrutta con ospedali annessi, obliterate riserve idriche e alimentari, impediti corridoi umanitari, 2 milioni di mandria umana sospinti qua e là dalle cannonate, tra il mare e il deserto. Ecco, questa roba accade da 4 mesi a qualche centinaio di chilometri dalle nostre coste. Di questa roba, sul vostro giornale non ho rinvenuto la pressoché minima traccia. La ricercavo avidamente tutti i giorni tra le vostre pagine, perché non volevo rassegnarmi all'idea che foste come gli altri. Alla fine ho capitolato. Anche la verità pare comportarsi a guisa di ogni testata del mainstream. C'è un tema scomodo? Lo si ignora, anche se quel tema è grande come una casa. Non mi aspetto da un quotidiano commenti che necessariamente si intonino alla mia sensibilità morale. A un giornale chiedo soprattutto un'informazione per quanto possibile tendente alla completezza. Un'informazione pervicacemente incompleta, infatti, manda la verità a farsi benedire. E con essa anche il giornale che orgogliosamente la evoca nella sua testata.